Ragazzuoli, allora, siamo ufficialmente rovinati, posso dirvelo. Mi scuserete tra l'altro per l'incredibile setup, sono in trasferta purtroppo, quindi scuserete un pochino la qualità audio soprattutto, anche video perché no. Allora, 300 milioni di download Dragon Ball Z Dokkan Battle Jap, ma attenzione, anche Global, ovviamente, come ogni anno la celebrazione è in contemporanea, quindi quello che ci sarà nel Global, anzi nel Jap, ci sarà allo stesso modo anche all'interno del Global, a parte piccole differenze, una sostanziale potrebbe essere, credo, poi, oddio, in realtà guardandola, parte così roba sul canale di Bandai, ma va bene. Dicevo, una piccola differenza potrebbe essere sulla batch ticket dei 300 milioni, anche se in realtà, guardando la batch, se non sbaglio, potrebbe non esserci in realtà quest'anno la differenza. Comunque, allora, partiamo dalla cosa più importante. Abbiamo finalmente il tema di questi 300 milioni. Ve ne parlai all'interno del video dedicato a, per l'appunto ai 300 milioni, l'unico che praticamente ho dedicato oltre a quello lì dove vi avvisavo. Praticamente 2 mesi prima che ci sarebbero stati 300 milioni. Spero che qualcuno, i soliti fessi, ormai devo dirlo, non vengano sotto nei commenti a dire: tu avevi detto questo, avevi detto che sarebbe uscito con ragazzi, vi sta banno. Ve lo dico, vi sta banno proprio, perché non avevo detto minimamente nulla, avevo solo detto quali erano le ipotesi per questi 300 milioni e secondo me quali sarebbero stati i personaggi più papabili, però allo stesso tempo ci avevo messo nel calderone Gohan e Cell, quelli lì che avevo veramente escluso in assoluto erano Goku Ultra Instinct e Jiren, lo sapete benissimo, lì davvero fossero usciti o avessero annunciato quei due, probabilmente avrei chiuso il canale in quel caso, poco ma sicuro, però. Ecco, avevo inserito nel calderone anche Cell e Gohan, ed effettivamente sì, è stata confermata come tema, come saga in realtà, per l'appunto come tema di questi 300 milioni, proprio la Cell saga, che vedrà come personaggi, ormai è inutile diciamo girarci più di tanto attorno, come personaggi principali, da una parte Gohan, possiamo definirlo sì Evo, e dall'altra Cell Evo, ovviamente avranno due batch. E, cosa importante, forse la più importante in assoluto riguardo questi due personaggi, a parte le animazioni e tutto il resto, saranno due LR. Quindi siamo davvero, permettetemi di dirlo, fottuti in un certo senso, noi player global soprattutto, poiché abbiamo avuto poco fa l'anniversario. Manco il tempo di riprenderci, va bene, c'è stata la seconda parte con le due LR, quindi il trio GT e poi Baby LR. Quindi manco il tempo di riprenderci, seconda parte, anche se quella lì ho sempre consigliato di skipparla totalmente come Legendary Summon, come batch. Manco il tempo di riprenderci da questa prima e seconda parte dell'anniversario che abbiamo subito. I 300 milioni con altre due LR. E attenzione perché i 300 milioni, come sempre, avranno una prima ed una seconda parte. Prima parte che ovviamente vedrà per l'appunto la presenza di Gohan Super Saiyan di secondo livello e Cell, forma perfetta, va bene, Perfect Cell in forma LR. Seconda parte invece che di cui ancora non sappiamo praticamente nulla. Potrebbe esserci, sì, purtroppo un'altra Legendary Summon. Potrebbe esserci, chissà, sulla falsariga dell'anno scorso, un altro personaggio ultra mega broken alla Gokusa. Non lo sappiamo, ma potrebbe essere. Insomma, vogliono spennarci. Chi sicuramente va meglio in questo caso è il Jap, poiché c'è stato comunque un bel po' di tempo per mettere da parte Stones, anche se ci sono stati personaggi come Kell e Caulifla LR, su cui almeno secondo me una piccola parte di Stones van spese. C'è stato un personaggio come Goku, che è comunque tanta roba, diciamolo. Però per il resto, ecco, io per esempio nel Global mi sento tra virgolette fortunato perché ok, sono riuscito a pullare entrambi i due Super Saiyan 4 LR e sono riuscito anche a mettere da parte le Stones che praticamente hanno dato fin dal primo giorno d'anniversario. Quindi un piccolo tesoretto ce l'ho da parte da poter investire su questo Dual Fest. Certo è che vorrei pullare anche sulla seconda parte della celebrazione, però boh, vediamo un pochino. Sicuramente sceglierò una delle due batch, uno dei due personaggi e mi concentrerò solo su uno dei due. Sicuramente quello lì sarà Gohan, poco ma sicuro. Quindi sì, sono contento della presenza di questi due personaggi, sono contento soprattutto
di un nuovo Gohan che probabilmente sarà ultra mega broken, incredibile. Deve essere per forza forte, caspita, se non me lo fanno forte, davvero qui mi arrabbio veramente. Quindi, se Saga abbiamo una nuova feature strana, molto molto strana. Si potrà cambiare il wallpaper della home screen. Vabbè, è una cosa che dobbiamo ancora capire questa qui. Se per home screen intendono praticamente il menu, oppure se intendono magari il touch start, per dirvi. Io credo più il menu, però boh, staremo a vedere. Abbiamo poi la solita sfida fra Jap e Global, quindi con se vince il Global, anzi se la versione che vince riceverà in premio un Cell, la versione che perde invece riceverà Mr. Satan. Vabbè, lasciamo stare. Abbiamo poi 10 nuovi stage annunciati per la Super Battle Road, ci voleva, quindi 10 nuovi stage probabilmente legati ai nuovi category team, insomma, ed abbiamo una nuova LR reward del nuovo, per l'appunto della nuova road, e cioè Goku e Bulma, tanta tanta roba bellissima, hanno un'illustrazione davvero spettacolare. Abbiamo poi un nuovo story event legato alla Cell Saga e all'Android Saga, che probabilmente non lo so ancora, però ci sarà sicuramente qualcosa che ci permetterà, attenzione, di farmare due nuovi personaggi, cioè Goku e Gohan, però free to play, attenzione. Ci sarà anche un'altra parte dedicata al farming che porterà all'Awaken, quindi di Vegeta e STR uscito già nel Jap, con da una parte il free to play di Vegeta e Trunks, mentre dall'altra il free to play di Goku e Gohan. Poi abbiamo un nuovo Battlefield tutto a tema, quindi un nuovo Virtual Dokkan Clash tutto a tema saga degli androidi, quindi affronterete soltanto Android come boss a quanto pare. Abbiamo poi un evento, attenzione, che ci permetterà di ottenere degli Elder Kai come ricompense e che sarà disponibile solo e soltanto per la primissima volta all'interno del portale delle memorie. Ed insomma, avremo anche ovviamente la batch dei 300 milioni dei ticket, quindi vi diedi anche un attimino la tempistica se non vado errato. Comunque da fine luglio, se non vado errato, dall'anno scorso ad oggi fra qualche giorno praticamente verranno dati un ticket ogni 50 stone spese. Quindi potete farvi più o meno anche un conticino volendo. Io non ne ho minimamente idea di quanti potrei riceverne nel Global o nel Jap. E se ne riceverò, ecco, perché non si sa mai ormai. L'anno scorso infatti nel Global non me li diedero, solo nel Jap. Quest'anno vediamo se me li danno almeno, non lo so, di nuovo nel Jap. Staremo a vedere. E, insomma, abbiamo parlato anche di Gohan e Cell. Ultima informazione per il momento: Eza ha annunciato di Gohan STR, Gohan Super Saiyan di secondo livello STR. Sicuramente sarà tanta tanta roba questo Eza, me lo aspetto fortissimo. E ultimo evento, a quanto pare ci sarà, ed è da ancora confermare, un raid dedicato a Cell. In questo caso, però, non sfida fra Global e Jap, ma in cooperazione, cioè coopereranno sia il Global che il Jap. どうだ？
争いはせんぞ。覚悟するがいい。